Sing Ed Sheeran su Radiolinea numero 1. È arrivato Fabrizio Romagnoli al telefono con noi. Pronto, benvenuto, buon pomeriggio. Pronto. Ciao, buon pomeriggio, ciao Paola. Che piacere, dai, finalmente ci siamo. Ci facciamo una chiacchierata su tutti i tuoi impegni, a cominciare dalla Carmen in agosto. Guarda, sono felicissimo perché mi hanno sempre parlato benissimo di te. Oh, ma e veramente. Avere un'intervista in diretta con te per me è una grande soddisfazione. Ma devo dire subito. Beh, sono io in realtà che sono lusingata di avere te. Comunque, vedi, la cosa è reciproca, quindi siamo tutti e due scontenti e soddisfatti. Allora, salutiamo innanzitutto le persone che ci stanno ascoltando, non solo tramite la radio, mi hai detto, no? Prima, quando no? Ci mettevamo un po' d'accordo. Sì. Devo salutare tutti gli amici e le amiche che mi stanno seguendo tramite gli annunci fatti sui social network, no? Che si sono connessi in diretta online e quindi un grande bacio a tutti e a tutte, grazie. Ecco, anche io mi unisco. A me piace . Molto comunicare con i social, quindi diciamo sono un animale sociale, ecco, si può dire. In tutti i sensi, quindi anche con i social, ci mancherebbe altro. Senti, ma della Carmen hai parlato anche sui social di già, immagino di sì, no? Di questo allestimento al Castello dell'Arancia a Tolentino. Sì, sì, ci sono stati parecchi articoli, annunci, anche con l'aiuto, la divulgazione, le ricondivisioni di tutti quanti, quindi stiamo un po' invadendo la situazione, ma perché è una cosa che non per la solita storia, no? Di lucrare, fare lo spettacolo, ma perché proprio ci tengo personalmente dal cuore, ritorno a recitare a teatro dopo tanti anni, perché l'ultima volta era nel 2009, quando ci fu la perdita di mio padre, insomma, diverse cose. Io sono molto onesto, quando io parlo tranquillamente a raffica, se vado oltre tu interrompimi. Ah no, ci piace, quindi, molto, se ci sentiamo confidenziali, quindi, amici, quindi va benissimo. Sì, sì, dal 2009 che non tornavo a recitare io personalmente in palcoscenico, non cinema o televisione, quella è un'altra cosa, diciamo. Però un impegno più grande come il teatro, il palcoscenico e come in casa, dove ho un ruolo grandissimo, e questo mi sarei felice, veramente felice, se il Castello dell'Arancia fosse pieno quelle due sere, perché è una, non lo so, è il mio paese, è Tolentino, io sono di Tolentino, quindi mi renderebbe molto felice. Allora, il 22 agosto, quindi si debutta, no? 21:15, questa è la prima serata, e poi replica 24 agosto, sempre in serata, sì. Giustamente, lo ricordiamo, in modo che sarà pieno, giustamente, come tu ci dici. Sì, assolutamente. Poi la cosa bella è che, perché mi piace tantissimo questo progetto, vabbè, oltre alla Carmen, e devo ringraziare subito Serena Pasqualini, il mezzo soprano appunto che mi ha chiamato e che interpreta Carmen, e Paolo Baiocco, il regista, loro due mi hanno chiamato per l'ingaggio, diciamo. E quello che mi piace di questo spettacolo è che finalmente in questa loro rivisitazione, nel senso che le musiche sono sempre le musiche originali e verrà fatta l'opera originale, ma viene introdotto questo personaggio che è praticamente Don José, che oltre ad averle scena come tenore che canterà insieme a Carmen tutte le varie arie e robe del genere, c'è anche questa figura dall'inizio alla fine di questo José attore che praticamente va a raccontare in prima persona, quindi non è una figura, un narratore noioso, diciamo, ma è proprio vissuto in prima persona di tutta la storia della Carmen, quindi il pubblico in sala capirà perfettamente quello che succede, perché la Carmen, come sappiamo originariamente, è in francese, no? Mm-hmm, quindi sì. In genere uno va all'opera e dice, oddio, sì, bellissimo, non ci ho capito niente, o ho letto il libretto prima, o mi sono fatto fare il bignami dell'opera, oppure non è difficile da capire, no? Sono pochi gli intenditori, e poi che sanno tutte le lingue, tutte le trame, quindi tramite l'ausilio di questo, diciamo, voce, non è giusto dire narrante, di questa prima voce di Don José attore che, uscito dal carcere, fa rivivere tutta la Carmen, quindi è tutto un racconto in prima persona di quello che succede. Tutti, quindi prendi per mano un po', no? Gli spettatori, sì. Ecco, li conduci e tutti possono capire, questo è molto importante, eh? Sì. Bello. Se non che ho una ventina di monologhi brevi, lunghi, più o meno intervallati da musica e canto, che dire che ho paura è dire poco. Ecco, ci sta, diciamo, anche uno navigato, posso usare questo termine, come te, deve aver paura pure prima. Guarda, o poi. Dopo 26 anni di carriera, perché siamo al 26esimo, ho iniziato molto presto, devo dire che
ho proprio paura, quindi è un mese che sto a casa e mi faccio le mie 2-3 ore di ripetizione giornaliera, a volte anche di più, sai come un po' gli ossessi, perché la mole è tanta, il linguaggio è difficile e sono diversi anni che comunque non affronto il palcoscenico. L'ho affrontato ultimamente come autore, come regista, come insegnante di recitazione e di interpretazione canora, dove porto i ragazzi più o meno giovani e ragazze più o meno giovani ad esibirsi, ma io in prima persona durante uno spettacolo, dove la difficoltà è quella di ho dovuto conoscere e imparare anche l'opera lirica La Carne. Eh beh, insomma, sì, è da conoscere, da approfondire. Devo entrare ad un determinato momento della musica, finire, ho un minuto per dire quella cosa, ho 20 secondi per dire quella, ho 3 minuti, capito? Quindi, c'hai dei tempi da rispettare, bello complesso. Quindi La Carmen, ve lo ricordiamo, al Castello dell'Arancia di Tolentino ad agosto, il 22 agosto e il 24 agosto. Però ecco, prima di salutarci, ricordiamo anche che comunque sei allenato, oltre che per i 26 anni di carriera, di attività, anche perché a ottobre esce comunque un tuo film, tra l'altro con Romina Power, quindi hai girato di recente, immagino. Sì, sono veramente felice per questo, perché il film è con la regia di Antonello Belluco, scritto anche da Antonello Belluco, e sono molto felice perché ho recitato insieme a Romina Power e finalmente questo film esce, perché ci sono, come al solito quando si girano i film, a volte non si può progettare proprio l'uscita ben definitiva di che giorno, invece adesso hanno deciso, è ottobre, è nelle sale, fine ottobre è nelle sale di tutta Italia questo film. Di Antonello Belluco, Il segreto di Italia, molto 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 bello, con Romina Power, e sono, per questo sono contento. E Fabrizio Romagnoli, anche. Dovrei ringraziare un casino di gente che fa La Carmen con me. Ma li mettiamo tutti insieme, lo sanno che li stai ringraziando e salutando tutti, dalla Prologo di Tolentino, da qualsiasi persona che, perché siamo in tanti, siamo una novantina di persone in scena. Vedi, ma pensate che meraviglia questa Carmen, ragazzi, non ve la perdete assolutamente. Guarda, non ve la perdete. Credimi, Paolo Baiocco regia e Serena Pasqualini, l'interprete della Carmen, la cantante. E beh, lei nei maggiori teatri mondiali, insomma, no? Per si esibisce, torna da una tournée in Brasile adesso, quindi vedi. Sì, che, infatti, torna in Brasile. Paolo ha fatto delle cose all'Opera di Roma, in tutto il mondo poi, anche Paolo. Sì, sono tutti, insomma, belli. Che hanno. E quindi dicevi, scusa Fabrizio, prima dei saluti? Che loro due in primis si stanno facendo, in parole molto molto educate, un mazzo, ecco. Incredibile, perché gestire ma veramente 90 persone tra l'orchestra, poi ci sono le corali, c'è la corale di Tolentino, c'è la corale di Corridonia, veramente siamo tantissime, abbiamo fatto le prove, 2 o 3 prove in questi giorni, perché la difficoltà è anche quella, perché nella lirica non è che si ha un mese di tempo per provare, sono giorni. Cioè 6-7 giorni molto intensi. Guarda, noi ci vediamo perché ci hai messo una curiosità, poi è bella questa vostra intesa in un certo qual modo, no? Queste 90 persone che lavorano insieme e che si danno da fare per uno spettacolo straordinario. Quindi Carmen, Confessioni di un brigadiere, ovviamente dal 22 agosto, prima serata, poi 24 agosto Castello dell'Arancia di Tolentino, non perdete. Io ringrazio tantissimo te, Fabrizio Romagnoli, per essere stato con noi. Ecco, dacci tutte le possono trovare sul mio sito www.fabrizioromagnoli.it. c'è una pagina sul blog dove ci sono tutte le info, la mail, il numero di telefono, perché i biglietti si vendono alla Prologo a Tolentino, e sono già in vendita, costano, guarda, per essere l'opera lirica veramente costano poco. E non voglio dire il prezzo perché non è carino in radio, però è veramente poco, perché è una cosa fatta proprio veramente per far rivivere un'estate tolentinata, cioè che abbiamo bisogno di eventi e bisogno di cultura, quindi spero veramente sia pieno. Io in prima persona andrò in giro per Tolentino urlando questa sera spettacolo, vai, lo faremo anche noi. Grazie Fabrizio Romagnoli, veniamo grazie, a visitare grazie, anche il Paola. Sito, ciao ciao ciao, grazie, ciao, ciao. Paola, grazie. Ciao, 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 ciao.